notte sono stato a parlare con Pellegrino. Sì, chi è? Ma come chi è? L'avvocato di Pio Nono, un cervellone così, mi ha detto che i permessi per costruire questa specie di mercato generale non li possono dare. Ah, ecco il parassita. Carino lui. Si lascia menare per il naso da quella baga... che lo spingi a vendere. Federico? Sì? I soldi. Ah, grazie. Ricordati che devi mettere la benzina. Il miserabile ha già firmato. E che vuol dire? Oggi quelli, quando si vedono negare i permessi, il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito. Ha scartabellato una decina di codici e ha detto: non li possono dare i permessi. È illegale. Bye bye. 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 Dice bye. Commendatore, si tratta del più grande supermercato d'Europa, con terrazza, eliporto e garage parcheggio. Solo il garage, che ha una capienza eccezionale, dovrebbe convincerlo a dare il permesso. Guardi bene il garage, che fa corpo a sé. Lo apra. Sì, sì, non discuto, ma io non posso autorizzare un'iniziativa. Ma provi che... ad aprire il garage. Provi. Grande ingegnere, le ho già detto che non posso. Assolutamente. Signor direttore, cosa vuole che conti una casupola di fronte all'opera che la mia società intende realizzare? E basti pensare alla capienza del garage parcheggio, che fa corpo a sé. Mi dispiace, ma la legge e la mia coscienza mi vietano categoricamente di concedere un'autorizzazione che verrebbe a ledere... Ma dia un'occhiata al garage. Lo apro. Le ho già detto che non posso assolutamente. Eccellenza, lei mi insegna che nulla si crea e nulla si distrugge. Ma se si vuole creare qualcosa, bisogna anche distruggere. In chimica, forse, non in architettura. No, eccellenza, mi permetto almeno di segnalarle la straordinaria capienza del garage parcheggio, che fa corpo a sé. Ho visto, ho visto. Ma non è questione di capienza di garage. Perciò la prego di non insistere in una richiesta che non esiterei a definire... Mi perdoni, eccellenza. Ma apra il garage. Le ho già detto che non posso assolutamente. È giusto. Roma ha bisogno di garage. Garage sempre più grandi per un'Italia sempre più bella. Bartolomeo? E i codici? Me lo saluti, Pellegrino Rossi. Goiandoli di gioia.